Daniele Mari, oggi il Piero Ausilio è tornato da Londra. Poche parole al suo arrivo all'aeroporto. Qua vediamo le tue immagini con Ausilio intercettato dai giornalisti. Non ha rilasciato le dichiarazioni, però è emerso che cosa? È emerso che cosa da questa missione a Londra? È tornato con un no per quanto riguarda i prestiti di due giocatori, Lukaku e Koulibaly, però è apparso sereno, confermi? Sì, intanto ti do un'ultima ora, perché in questo momento è appena finito il vertice in sede all'Inter tra l'Inter e Federico Pastorello, che è l'agente sia di Stefan De Vrij che di Francesco Acerbi. De Vrij rinnoverà il contratto con l'Inter per 2 anni e Pastorello ha confermato che sostanzialmente non ci sarà alcun problema per il riscatto di Acerbi, e che oggi si è parlato anche di Roberto Pereira, che è una mezzala, fa tanti ruoli Pereira, però è anche una possibile mezzala. Sapete che l'Inter deve sostituire Gagliardini, se ne è parlato oggi in sede all'Inter, mentre è stato escluso il nome di Baldanzi anche per motivi di modulo. Baldanzi è un tipico trequartista e l'Inter gioca col 3-5-2, quindi non si è esclusa questa pista. Per quanto riguarda tornando al viaggio di Ausilio, sì, è tornato oggi, è stato sostanzialmente poco più di 24 ore, perché è arrivato nella serata dell'altro ieri, e ieri c'è stato questo vertice con il Chelsea. Non c'è stato nessun incontro con il Manchester United, come è stato scritto in Inghilterra, per Onana. Ausilio ha visto solo il Chelsea, e nel corso del vertice con il Chelsea l'Inter ha formalizzato la sua richiesta di prestito per Romelu Lukaku e per Kalidou Koulibaly. Allo stato attuale delle cose il Chelsea ha rifiutato di concedere i due giocatori con questa formula. Sapete che il Chelsea in questo momento ha più di 40 giocatori sotto contratto, non fa le coppe, deve scendere a 25, quindi gli esuberi del Chelsea sono tanti e sono tutti di grandissimo livello, perché il Chelsea ha praticamente solo giocatori di grande livello malgrado la stagione nefasta. Quindi quello di ieri è stato solo il primo degli incontri in calendario tra Inter e Chelsea. L'Inter intanto ha incassato il sì dei giocatori. Su quello di Lukaku non c'era alcun dubbio. Non c'è dubbio, e anche Koulibaly ha intenzione di venire. C'è un sì di massima anche del procuratore di Koulibaly. Sia Lukaku sia Koulibaly hanno ricevuto offerte mostruose dall'Arabia Saudita. Sapete che in questo momento l'Arabia Saudita ha questo progetto di cercare l'assalto all'organizzazione dei mondiali del 2030 e vuole portare più stelle possibili nel campionato saudita. Tra i giocatori che sono stati corteggiati ci sono anche Lukaku e Koulibaly. Lukaku ha già rifiutato l'offerta dell'Al Hilal e vuole tornare all'Inter. Poi chiaramente se Inter e Chelsea non si mettono d'accordo, Lukaku sarà libero di fare ovviamente tutto quel che vuole. Anche Koulibaly preferisce continuare a giocare a calcio ad alti livelli, perché andare in Arabia Saudita significa diventare schifosamente ricchi ma smettere di giocare a calcio. E abbiamo tanti esempi. Esatto, quindi Inter e Chelsea si rivedranno. Nel vertice di ieri non è stato fatto ancora il nome di Onana, non è stato trattato il cartellino di Onana. Sappiamo che il Chelsea è interessato al portiere dell'Inter, ma ieri si è parlato solo di Lukaku e Koulibaly. Solo dei prestiti. No, l'Inter li può avere solo in prestito. Ok, ma confermato anche che Koulibaly non ha il decreto crescita. Però Ausilio è apparso sereno, perché siamo solo all'inizio, quindi può essere solo il primo step. Intanto una notizia ce la dà Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo Twitter: ho il piacere di annunciare che dopo aver conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo. Garcia insomma torna in Italia sulla panchina del Napoli, finalmente ha scelto. Ufficiale? Se lo dice De Laurentiis, immagino proprio di sì. Questo è la tweet del presidente del Napoli, che ha scelto Rudy Garcia. Insomma, si erano fatti tanti nomi, c'era un casting con una lista di 40 candidati. L'ha tenuto ben nascosto, devo dire. Sembrava che... Lui è andato a cena praticamente con tutti. Oggi sembrava che lo tieni fino a ottobre. Ho capito, ma oggi si aspettava Galtier. Galtier, e invece no. Oggi si parlava di Abbott. A sorpresa, un colpo cinematografico in pieno stile De Laurentiis. Cioè 6-7 anni fa
Spalletti risolveva i problemi della Roma sostituendo García. Sette anni dopo, García, avendo perso Spalletti, che è un grande allenatore, c'è il ripiego García. È un ripiego? È un ripiego fortissimo. Dura poco, dura poco. È un ripiego se tu sei a luglio, ma se tu lo scegli adesso non è un ripiego. Sì, non ha voluto portarla avanti, è un ripiego. Guarda, come quando l'Inter prese Gasperini dopo l'anno. Beh, però è un allenatore, ha un bel profilo di allenatore. Dai, io penso che... Giro per l'Europa. L'ultima squadra che ha allenato è stata quella di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Cioè era già andato in Arabia Saudita. No, se il metro di misura è cosa ha vinto, non sono d'accordo. Perché neanche Spalletti io parlo di traiettoria. Parlo di traiettoria. Però è giovane ancora. Ragazzi, non so. Era andato in Arabia. La scelta dell'Arabia Saudita si era messo un po' fuori dal calcio, sbaglio. Non è che ne avesse molti, però insomma, chi che sceglieva? Paolo c'era Sosa? Ma aveva la questione della clausola da un milione che lui non voleva pagare, italiano. Ah, però lui le vuole le clausole, lui le mette. Ma ognuno fa il proprio gioco, lui ha detto io non pago un milione comunque di euro. Comunque avvocato, lunedì giunto lì a Torino allora, Cosa? Lunedì giunto lei a Torino. Parleremo anche di quello, perché De Laurentiis mica è facile, non lo vuole liberare, lo vuole tenere fino ad agosto e quindi bloccare un po' il mercato, le strategie di mercato della Juventus, che a quanto pare è disposta a aspettare Giuntoli per... Non si stanno muovendo male comunque. Chi? La Juve, anche la Juve. Parleremo anche della Juve, Nicolò Schira ci aggiornerà. Beppe. Il mercato dell'Inter, tu sei fiducioso, hai visto tornare Ausilio da Londra, ha incassato il primo no per quanto riguarda il prestito di Lukaku e Koulibaly, però c'è tempo, insomma il mercato deve ancora iniziare, si andrà avanti fino a agosto. Quindi, sì, ma io credo che è chiaro che qualcosa deve fare l'Inter, non può tirare fuori tanti soldi, lo sappiamo, si lavorerà molto con zero cartellina, costo zero, però tutto sommato sembrano che i piani B ci siano, i piani B poi alla fine sono fondamentali se ti parte un giocatore di grande lignaggio. È chiaro che, voglio dire, l'Inter ha 4-5 giocatori che sono in orbita di uscita. Sì. Credo che su questo poi bisognerà vedere se andranno via tutti. Brozovic è uno, no? Brozovic è uno, c'è Dumfries. Onana, però su Onana c'è già il piano B, in teoria. Beh, ne avete 10 voi di giocatori a fine contratto, a fine prestito. Ma alcuni rinnoveranno, alcuni non rinnoveranno. Io credo che Dzeko, per esempio, molto probabilmente non rimarrà all'Inter, anche perché poi dalla Turchia è arrivata un'offerta irrinunciabile che l'Inter non può assolutamente perdere. Ma poi diciamo che sul fronte c'è anche, voglio in dire, che senso l'Inter? No, l'Inter non può assolutamente accettare l'offerta. Giocatore è svincolato. Sì, no, voglio dire, lui vorrebbe rimanere all'Inter, ma l'Inter non gli può dare i 6 milioni. Cioè non può pareggiare l'offerta? No, assolutamente no. Ma folle, dare 6 milioni, un biennale da 6 milioni l'anno a uno che ha 37 anni è folle, secondo me. Stiamo parlando di Dzeko che sembra diretto, magari ce lo conferma anche Daniele, in Turchia, al Fenerbahce. Sì, ma quello che diceva Beppe è giustissimo, nel senso che l'Inter ha fatto la sua offerta a Dzeko e non si è mai spostata da lì, ma io sono d'accordissimo con questa linea, nel senso che non si può non essere d'accordo. Dzeko è stato uno straordinario centravanti e ha dato un contributo importante anche all'Inter nei 2 anni in cui è stato all'Inter, ma a 37 anni già compiuti, un biennale è fuori discussione. L'Inter ha fatto a Dzeko un'offerta che più o meno ricalca quella che il Milan ha fatto a Giroud. E io credo che quelle fossero le cifre giuste da offrire per l'Inter l'età di Dzeko. È chiaro che se hai un biennale simile, sì. L'ha fatta l'Inter? Sì, l'offerta è più o meno però un anno. Tre e mezzo. No, mi sembra strano, però più di se Dzeko l'Inter ha fatto un discorso molto chiaro a Dzeko, se hai un'offerta superiore te ne vai. Puoi accettarla,
è libero di accettare. Sei libero di andare. Lapo, Koulibaly, questo è l'obiettivo dichiarato ormai dalla società nerazzurra. Ausilio ci ha provato a parlare con il Chelsea per un prestito. Questa è la scheda di Kalidou Koulibaly. Ricordiamo che ha lasciato il Napoli l'anno scorso per una cifra vicina ai 40 milioni. Col Chelsea non ha brillato, questi sono i suoi numeri: 23 partite, 2 gol e un assist. Lui non riesce ad ambientarsi. Vero che passa il tempo, avrà un anno in più, tra l'altro compie gli anni fra poco, ne compie 32 il 20 di giugno, e il suo valore è decisamente in ribasso rispetto al prezzo di vendita dell'anno scorso, 40 milioni incassati poi dal Napoli. Noi l'abbiamo inserito ovviamente tra i nomi caldi della club nerazzurro. Koulibaly, 32 anni, valutato 25 milioni, è la cifra giusta questa? Ma onestamente l'Inter lo chiederà in prestito, per cui il problema non si pone. Esatto. Cioè, l'unico problema è il suo stipendio. Sì, evidentemente, o solo abbasso, arrivederci, grazie. 9.3. L'Inter lo prende ad una cifra che sia conveniente a lei. Io adesso non saprei indicare, evidentemente, 6, non di più, quindi non so, un giocatore che ha 32 anni, che ha fatto una stagione non buona, anzi pessima, nel Chelsea, al pari di tutti quelli che sono stati presi, ma francamente è ingiudicabile il Chelsea di quest'anno, al netto degli allenatori, perché è lo stesso Tuchel che poi ha vinto la Bundesliga, non senza fatica, anzi un po' miracolato, hanno tutti fallito in questo progetto, quindi Koulibaly non so quanto, non penso che abbia disimparato a giocare, ma di certo non ha la mosca, non ha l'anello al naso, non credo che lui accetti subito, così come il Chelsea, di andare in prestito abbassandosi di parecchio l'ingaggio, di almeno 3 milioni, 4 milioni, e con almeno che non ci siano poi dei bonus e quant'altro, ma non vedo un giocatore che oggi arriva all'Inter sicuro di questo tipo di cose. Io penso che lui voglia ancora guardarsi intorno, mi immagino, lui, mi ricordo che fece un'intervista in cui diceva: vado via dall'Italia, qui sono molto legato, ma ho voglia di giocare, di fare altre esperienze, di giocare un campionato come Premier League. Dopo un anno torna, non lo so, è vero che torna in una squadra che ha appena fatto la finale di Champions. Queste dichiarazioni nella prima di andare. No, io che guardo, sono sempre molto scettico quando si fanno dei nomi, si strombazzano per 2, 3, 4 giorni, improvvisamente poi spariscono. E siccome improvvisamente vedo che, come sempre ogni anno sull'Inter, ci sono delle 30-40 nomi, mi pare che a volte siano più i procuratori. Ci sono oppure... su tutti, Lapo, ci sono sì, sull'Inter, tu parli spesso del Milan, io parlo dell'Inter. E devo dire che guardi... Sì, però non stare sempre a ripetere la stessa nenia. Sì, specchio riflesso, specchio riflesso. Lapo, scusa d'accordo, dimmi. Ma l'Inter come fa a comprare? Perché, ma allora, infatti non compra. Ma ho appena detto che è in prestito. No, è in prestito. Però la campagna acquisti dell'Inter... L'unica campagna acquisti che può fare in caso di vendita di una league, magari fa comprare... Vendo e compro, perché non può... Come fa a comprare... Non è che adesso... non è che ha le pezze al sedere. No, non avete soldi. Nel senso che... No, avete soldi, è un mantra che circola... La previsione è un mercato sostenibile, no? Sì, capito. Sì, adesso però... Piano con le esagerazioni, perché se non esce nessuno non entra nessuno. Allora diceva Gagliani all'epoca. Facciamo una bella cosa, ve la raccontate tra noi, io non partecipo. Siete sotto il mirino della UEFA. No, ve lo dico perché lui non mi sta facendo la domanda. Scusami, la tua è: voi non potete comprare. Tu dici: beh, è vero, vedo che io dico: va bene, allora a questo punto facciamo. Ragazzi, metto qua, mi aspetto. Lapo, poi ecco, Mauro mette il timbro, sigillo. Oh, ragazzi, no, lo so, io è nata come una domanda, io stavo rispondendo. Voi dite, allora partiamo dal presupposto, voi non potete comprare, voi non potete comprare, voi non potete comprare, prego, non sto dicendo questo, allora ragazzi, cantatevela tra di voi, la trasmissione è fatta anche di provocazioni, no, la trasmissione c'era la domanda a me, io stavo rispondendo, dopodiché, no, è faticoso per me, perché la risposta dovevo darla io, in maniera, poi voi fate, ascoltami, ah ma allora voi, no, fate una bella cosa, non è ancora fatto iniziare l'intervento, quando avete finito, magari, allora, in maniera, la bandierina, prego Mauro, ne parlo con Daniele, che forse parlaci dell'Inter, Mauro, in maniera più serena di quella di Lapo, Daniele, ma più serena. Biasina. Voi lo volete comprare, siete dei poveri in canna. Non sto dicendo, barboni, non stiamo dicendo, ma prego, questo stai calmo. Allora, ragazzi, hai frainteso in maniera più serena di quella di Lapo. Biasin diceva l'altro giorno che fare un mercato a risultato finale zero per lui sono vacche grasse rispetto a sessioni di mercato in cui l'Inter doveva fare addirittura il segno più, cioè doveva fare più 30, più 40, più 60.
nelle scorse sessioni di mercato. Lui dice, Biasin, dove arrivare, poter arrivare a zero tra entrate e cessioni è grasso che cola rispetto agli scorsi mercati. Lui me l'ha raccontata così, Daniele. Dimmi. Confermi, Daniele? No, ma voglio dire, noi veniamo da un mercato dell'Inter, non quello dell'anno scorso, ma quello di 2 anni fa, in cui l'Inter ha fatto quasi 200 milioni di attivo e ne era investiti poco meno di 40. Quindi non è che stiamo dicendo una cosa che non è già nota. Il fatto di fare è assolutamente così, cioè il cammino extra dal punto di vista dei ricavi fatto dall'Inter quest'anno consente all'Inter di non aver bisogno di fare cessioni che diano ossigeno al bilancio. A dare ossigeno al bilancio ci ha pensato Simone Inzaghi con la sua squadra, facendo un cammino assolutamente inaspettato in Champions League, e questa è la premessa. Il secondo punto è mercato sostenibile. Assolutamente sì, il mercato deve essere sostenibile. Alla fine del mercato vedrete che tra entrate e uscite, ammortamenti, stipendi, eccetera, eccetera, vedrete che la somma farà più o meno zero. Quindi questo è quello che stavo provando a dire a Lapo. Voi non avete detto questo. Tu stai generalizzando, perché la provocazione è partita da Cardani, non abbiamo capito questo. Posso finire un secondo? Vai. Ti stai riferendo. Aspetta, Daniele, fammi sentire Daniele, perché è in collegamento Skype. Io stavo iniziando sempre a dire questo, sei passato lì un quarto d'ora, Daniele, a fare l'esegesi. Mauro, perdonami, Daniele. No, perché molte persone parlano della situazione del bilancio dell'Inter informandosi sui social, i famosi social di prima, e non conoscono la situazione del bilancio dell'Inter. Siccome io la conosco, mi permetto di dire che la conosco, quando per esempio si dice che l'Inter deve sostituire Dzeko, deve sostituire Skriniar, è tutto vero, ma le partenze di Dzeko, Skriniar, Gagliardini, Dalbert, D'Ambrosio, sì, eccetera, eccetera, liberano nel monte ingaggi dell'Inter. Lo sapete quanto liberano Dzeko, Skriniar, Gagliardini e Dalbert? Solo questi quattro nomi. Quanto? Allora, 11 milioni li libera Skriniar, 10 li libera Dzeko, 8 li libera Dalbert e 7 li libera Gagliardini. Questi sono soldi che tu hai a disposizione per sostituire questi giocatori. Nel senso, non è il giochino di dire se compro Milinkovic-Savic a 30 significa che ho venduto Barella a 80. Questo è un giochino che va bene se lo fanno i quindicenni su Twitter, va un po' meno bene se lo fanno opinionisti in TV. Mauro? No, ho capito quello che dice Daniele, ho capito, dico solo che me l'avevano raccontato così, poi io non sto dicendo che l'Inter non ha i soldi o che l'Inter di qua o che l'Inter di là. Dico semplicemente che rispetto a stagioni in cui dovevi, con un mercato inattivo, cioè dovevi più incassare che investire, sì, dovevi fare il segno più, questa volta, dice Biasin, me l'aveva raccontata bene, ieri hai sempre derby, te lo ricordi, certo, e dice fare a zero è grasso che cola. Poi Daniele Mari parla di ingaggi. È chiaro che quegli ingaggi vanno sostituiti con altri ingaggi, quindi diciamo soldi per cartellini non ne restano un'infinità. Però, ripeto, dover fare un mercato a zero è una cosa che riguarda tutti gli altri club italiani. I club italiani, mediamente, la Juventus l'anno scorso il mercato l'ha fatto cedendo De Ligt. Mm-hmm. Certo. Il Napoli l'anno scorso il mercato l'ha fatto cedendo Koulibaly e Fabian Ruiz. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di una cosa abbastanza normale. Mauro, sai cosa infastidisce un po'? Nel senso, dire come premessa voi non avete soldi e non potete comprare. Io non ho detto questo. L'ha detto Cardani. Daniele, l'ha detto il Cardani, che le chi non è non giornalista. Cioè, voglio dire, ha fatto una provocazione. Contestualizziamo le cose. Io che l'Inter non può comprare e non ha i soldi, non l'ho detto. Io poi, Daniele, mi sono inserita dicendo sarà un mercato Cardani, sostenibile, dai, e non si esclude insomma un colpo. Perché? Perché c'è ancora il punto di domanda Onana. Se l'Inter riuscirà a incassare i soldi da una possibile cessione, vedi Onana, perché Barella non lo vendete, Lautaro figuriamoci. Fai plusvalenza, insomma un po' di soldini per il mercato li puoi avere. Volevo dire solo questo, poi tu mi hai interrotto. Sì, Lapo, la premessa mi è esattamente quella, poi ripeto, rinfocolata e sottolineata. Poi uno non è che può dire no, questo l'ha detto, l'altro non l'ha detto, siccome il mantra è quello. Poi Cardani ha fatto un'ottima provocazione al punto che ha talmente funzionato che io mi sono scaldato. Però il concetto rimane sempre lo stesso. L'Inter può fare un mercato ovviamente ragionevole, come ha fatto negli ultimi 3 anni. Casomai quello che mi preoccupa di più non è il mercato che l'Inter farà quest'estate, che sarà sicuramente eccellente, dove io ho il solo terrore di perdere Onana.
perché ho terrore più di perdere Onana che Lukaku, se devo essere sincero. Ma dall'altra parte ho più preoccupazione che questo tipo di progetto non venga rivitalizzato da veri investimenti. Perché l'Inter non può fare, per prendere Frattesi per esempio, dovrà probabilmente fare una rinuncia, questo è vero, ma non sappiamo chi, magari Dumfries per esempio. E chiudo dicendo che l'Inter oggi ha una situazione tale per cui quando venderà potrà fare degli investimenti. Oggi stai andando avanti con degli ottimi spettacolari parametri zero, Acerbi, Mkhitaryan, Dzeko, tanto per citarne alcuni. Cianoglu ti è arrivato in un momento di emergenziale e devo dire è stato un eccellente acquisto. Certo. E degli ottimi, però il problema è che l'Inter, l'ultima vera campagna acquisti che l'Inter ha fatto è stata 4 anni fa con Barella, Sensi, con Hakimi, poi è arrivato Eriksen, cioè quello era un investimento, Lukaku. Dopodiché l'Inter sta vivendo da circa 4 anni con lo stesso impianto di 4 anni prima e con delle pezze spettacolari che hanno funzionato al punto tale che tu sei arrivato anche ai finali di Champions e hai vinto 4 trofei, il che significa che evidentemente funziona, ma a un certo punto la storia finirà. Infatti, quando funzionano queste pezze, come le chiami tu, me lo dici dopo la pubblicità perché c'è la tassativa, tra poco.